Eccoci qua, sempre sul Naviglio, ma questa volta sul Pavese. Prima eravamo sul Naviglio Grande, ma abbiamo delle opere nuove. Ci puoi illustrare queste bellissime opere nuove? Opere nuove, sì. Opere nuove che mi sono ispirato a maggio. Maggio, il mese no delle rose. Il mese delle rose è questo, con amori diversi. Amori diversi vuol dire un fiore per ogni bella ragazza, un amore visto, vissuto, attuale. Ecco, tornare una rosa, siamo quasi a maggio, mese stupendo. E questo quadro qui, ultimo fatto, ultimo in esposizione, è il mio orgoglio, perché sarà, mi darà tante soddisfazioni. Sì. Molto, molto materico, molto, molto incisivo. Ecco, ma c'è tanto oro, come mai? C'è tanto oro, perché l'oro è un colore neutro che si abbina ai nostri nuovi ambienti. I nostri nuovi ambienti freddi, cupi, ecco. L'oro deve ravvivare, deve dare luce a tutto l'ambiente e anche, chissà, portare qualcosa di interessante a casa. Ah, benissimo. E allora ultimamente sto sull'albero della vita, ho valorizzato ho cambiato il senso di questo quadro è l'uomo, la donna, il nucleo che cresce, il calore, radici profonde. È questo il senso dell'albero e della vita. Bisogna vivere una vita assieme, una vita molto forte, essere uniti, radici profonde. E questo quadro sarà, chi lo acquisterà sarà il suo quadro per tutta la vita. Bellissimo. Qua andiamo sul classico. Qui abbiamo il nostro toro, un rosso imperiale. Il rosso imperiale vuol dire dare energia in casa, e l'energia non ne basta mai. Una casa ha bisogno sempre di spinta, di viverla, di nuovi impulsi. E io gli ho dato, a chi lo acquisterà, una forza. Le corna portano fortuna, attenzione che le corna è il tocco finale. Sono pronunciati. Poi Milano, io amo Milano, Milano è la città che offre tanto, e io ho dedicato questo quadro a Milano, il castello, il Duomo, il centro, il vecchio unisce il nuovo. E poi oggi noi novità, un planisfero che mi darà soddisfazioni enormi, perché è l'unico che è fatto in modo particolare. Alle 3 di notte mi è venuto in mente come fare il mio planisfero. Ho fatto fare la trama larga e ho spinto il colore da dietro, e la trama si vede attraverso la matericità. Spettacolare, 2 metri per 1,30. Ecco, la tecnica è classica. La tecnica è personale. Non si può dire, va bene. Mistero di bottega. Mistero. Poi abbiamo autunno dolce, siamo a primavera, ma però non in casa vogliamo colori dolci, colori che ci scaldino, anche se agosto, 15 agosto, 40 gradi, però vogliamo sempre una casa calda, accogliente. E questo è il quadro moderno, molto, molto spinto in avanti, e con quel tocco di classico e astratto. Ah sì, in effetti. È sempre l'oro, c'è sempre, sì, l'oro. L'oro non deve mancare mai. L'oro è il portafortuna. Dicono che anche è lussuria. È lussuria, no, non è lussuria, è voglia di luce. Ecco.
questo è il bosco infinito, non ha inizio e non ha fine, è da perderci dentro. Questo è sempre, i miei quadri sono tutti di 2 metri per 1,30, arredo perfetto per un salone, una camerona, anche una stanza piccola, la trasforma, diventa da piccola diventa grande perché gli do una profondità enorme. Diciamo che pensi a tutto. Bravissimo. Pensato. I miei complimenti. Se vuoi far vedere anche il Duomo. Il Duomo è il Duomo dalle 3600 guglie. Ah, 3600 guglie che non sono riuscito a raffigurare, ma sono tutte qua, in questi 2 metri è la forza del Duomo. Quando vai al Duomo e anche se l'hai guardato visto per 1000 volte, ti soddisfa sempre vederlo. E io vorrei che il mio quadro fosse la stessa cosa. Complimenti e alla prossima. Grazie.